Buonasera. No. Buonasera, buonasera. Allora, un libro non è soltanto i significati che comunica, ma i significati che vi aggiungiamo, che sono garantiti, se non dalla correttezza intellettuale, dall'intensità del sentimento, dell'emozione e dell'affetto. Secondo me questa breve frase di Ezio Raimondi, contenuta nella voce dei libri, calza perfettamente con il libro di Eva Cantarella, Gli amori degli altri, tra ciclo e terra, da Zeus a Cesare. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi Eva Cantarella. Facciamogli un applauso, anche perché non viene spesso. Avere Eva Cantarella per noi è un grande onore. Fa parte di un ciclo, l'abbiamo già detto, ma lo diciamo per quelli che sono la prima volta che vengono in questo ciclo, che si chiama La Voce dei Libri, Voce dei Libri dell'Archiginnasio. Ciclo di incontri organizzati dalla Libreria Coop in collaborazione col Comune di Bologna, le istituzioni e le biblioteche, la magnifica sala dello Stabat Mater dell'Archiginnasio, e il tutto supportato da Coop Alleanza 3.0. E in più, come al solito, da quando siamo partiti abbiamo il piacere di avere la collaborazione della Galante Garone con queste due stupende ragazze che leggeranno alcuni brani del libro. Una a partenza, una a metà e una alla fine. L'intervista con la Cantarella, abbiamo il piacere di avere con noi, Gabriella Tornatori. Scusate. Gabriele, è il dodicesimo incontro, Gabriella Tornaturi, Gli amori degli altri, Eva Cantarella. Ripetuto due volte, quindi si capisce di più. Grazie. Vai. Le storie raccontate in questo libro, a volte si tratta di miti, altre volte di creazioni letterarie, altre volte ancora di storie realmente vissute, sembrano la chiave più adatta per svelare i segreti del cuore, dove, come è noto nella retorica che tendiamo a considerare condivisa, avrebbe sede l'amore. Ma a ben vedere questa collocazione non è universale. Nel corso di alcune ricerche condotte negli anni 60-70 del secolo scorso a Tahiti, un antropologo constatò che la maggior parte delle persone alle quali chiedeva in quale parte del corpo nascessero i sentimenti, rispondeva indicando l'intestino. La piccola minoranza che indicava il cuore lo faceva, secondo l'autore della ricerca, perché influenzata dai missionari cristiani e dalla lettura della Bibbia. Sente? Sì, perfetto. Allora, buonasera, e sono molto contenta di essere di nuovo qui alla Stabat Mater, dove sono venuta molte volte, avendo insegnato per tanti anni all'Università di Bologna. Ma sono particolarmente contenta di presentare e di interloquire con Eva, che non solo, come dire, è una carissima amica da moltissimi anni, ma io sono una fan di Eva, come molte le donne della mia famiglia, perché mi piace moltissimo leggere i suoi libri sempre, anche per questo tocco di apparente leggerezza che Eva sa mettere in tutte le cose che fa, pur trattando, come dire, di temi molto, molto grossi, molto profondi. Tra l'altro, come dire, ha avuto il coraggio di mettere le mani su un tema
come l'amore. Dico il coraggio perché da una parte è un tema, come dire, indefinibile, forse sarebbe meglio lasciarlo stare, ma anche perché tutti, compresa io, come dire, scriviamo sull'amore, parliamo dell'amore, eccetera. Lei ha avuto il coraggio di affrontarlo, fra l'altro passando attraverso, come dire, miti, attraverso storie e narrazioni che molti di noi in qualche modo, come dire, conoscono perché hanno fatto il classico, perché hanno studiato i classici latini e greci, ma il modo in cui Eva li ha rivisitati e soprattutto, ecco, questo siamo attenti, non attualizzandoli ma cercando di vedere in che modo ci possono ancora dire delle cose. E allora io questo ho trovato un'operazione molto interessante e mi fermerò soprattutto, come dire, adesso chiacchierando con Eva su questi punti, come dire, che sono da una parte ci fanno capire la distanza che c'è fra la nostra concezione dell'amore e quella dei greci o dei romani, ma anche lì dove c'è una sorta, come dire, di filo rosso, un lungo cammino che porta fino a noi. E allora, appunto, parlando di coraggio, Eva, come ti è venuto in mente? A Napoli direbbero come ti è venuto in capa di scrivere questo libro? Come mi è venuto in capa? Beh, prima di tutto io devo ringraziare Romano Montroni, tutti quelli che mi hanno invitato, tutti voi che siete qui. Sono felice di essere tornata, sono stata qui da poco a Bologna, è sempre un piacere. Devo ringraziare la mia carissima amica Gabriella, la quale, essendo persona modesta, non ha detto, dicendo che adesso io ho avuto il coraggio di scrivere sull'amore, lei l'ha fatto prima di me, perché vedete, lei ha scritto un libro che si chiama Non resta che l'amore, da poco pubblicato, molto interessante e molto bello. Piacerebbe a me fare a lei delle domande, perché lei, a differenza di me, è una sociologa e quindi vede la cosa dal punto di vista del presente, l'analizza in un modo molto interessante. Io spero che magari riusciremo a mettere insieme un po' le due cose parlando dell'uno e dell'altro, del passato e del presente. Come mi è venuto in mente di scrivere questo libro? Allora, mi è venuto in mente, per la verità, il punto di partenza sono stati gli altri, perché il libro si chiama, eccolo, Gli amori degli altri. Che cosa sono gli altri? Gli altri non sono tutti quelli che non siamo noi, no. Gli altri sono tutti quelli che noi riteniamo diversi da noi, perché che riteniamo altri perché sono diversi da noi. E in questa parola diversi c'è sempre, purtroppo, quasi sempre, ma potrei dire sempre, un giudizio più o meno negativo. E quindi volevo parlare di questo problema degli altri, che è un problema ovviamente presente e molto importante, e volevo parlarlo nel modo in cui io sono capace di farlo, parlando degli antichi. Perché? Perché gli altri, diversi da noi, sono persone che sono diverse, lontane, sono diverse perché sono lontane da noi nella cultura, parlano un'altra lingua, perché hanno un'altra religione, per tante ragioni, ma sono contemporanei. Ma sono diversi anche gli antichi sono diversi da noi. Questa è un po' una cosa che ci tenevo a dire, la dico spesso, perché c'è una grande retorica che dice non è mai cambiato niente, è tutto uguale, non è cambiato i sentimenti, soprattutto i sentimenti sono sempre gli stessi. Invece non è vero, e qui vengo all'amore. Allora io volevo dimostrare, parlare delle diversità tra noi e gli altri in tutti i campi, e ho scelto il campo dell'amore perché il campo dell'amore è il campo, la prima lettura lo ha illustrato molto bene. C'è una retorica enorme intorno all'amore e, diciamo, più in generale alle emozioni, no? Ai sentimenti. Io non entro qui, c'è un dibattito enorme, le emozioni, i sentimenti, non posso entrare, ci sono sfumature, dibattiti enormi fra psicanalisti, antropologi, sociologi in particolare. E so che l'amore sembra, l'emozione è una cosa forse più rapida, i sentimenti sono più profondi. Comunque io ho usato genericamente il senso emozioni, scusandomi per questa genericità, ma insomma per intenderci. E attorno alle emozioni adesso c'è un grande dibattito che è proprio questo, ma in particolare l'amore.
È possibile scrivere una storia dell'amore o non è possibile storia dell'amore? Ci sono due visioni completamente diverse. Ci sono quelli che dicono no, l'amore no, la storia dell'amore, la storia delle emozioni e dei sentimenti non si può scrivere. L'amore in particolare è un sentimento che oltrepassa i tempi, che oltrepassa le culture, è sempre quello, eterno e immutabile. E ci sono quelli che invece, come me, dicono no, l'amore, come tutti i sentimenti, come tutto, vive nella storia ed è fortemente influenzato dalla cultura. Attenzione, io non voglio negare che ci sia una parte anche interna, emotiva, psicologica, non voglio negarlo completamente, ma dico che l'importanza della cultura, e quindi della storia, è fondamentale. Se la si dimentica, si fa veramente un falso. Si parla dell'amore come di una favola, ma non di una cosa reale. E quindi l'amore. L'amore è quell'episodio che è stato citato inizialmente, mi ha tanto divertito, perché l'idea di questi qui che si sentono, questo antropologo che chiede ma dove ha sede l'amore e i sentimenti, e quelli gli dicono l'intestino, già ci spiazza molto, no? È un inizio, non dico una prova, ma è un piccolo indizio del fatto che sull'amore, sui sentimenti e sulle emozioni possiamo ragionare e possiamo tentare di scrivere una storia. Ed è quello che io ho fatto, cercando di dimostrare le differenze fra noi e gli altri, intesi come gli antichi, le differenze che ci sono tra noi e, da un lato, i greci e i romani intesi come antichi, ma poi i greci e i romani tra di loro, perché ci sono delle differenze enormi anche... E anche all'interno dell'antica Grecia e dell'antica Roma ci sono poi anche all'interno sì, più ci addentriamo nei generi, particolari, no? Così non va bene? Ah, per te, sì. E quindi ho cercato in questo libro di raccontare tutto questo, e l'ho voluto raccontare come? Attraverso le storie, perché le storie d'amore ce lo dimostrano. Se avremo il tempo di parlare di qualcuna, spero di sì, di qualcuna di queste storie, potremo vedere quali sono le differenze. Le differenze sono veramente fondamentali ed enormi. Mi fermo. Ecco, io credo che uno dei meriti sia stato proprio questo di... della storicità delle emozioni, perché se è vero che, come dire, ognuno di noi ha un suo modo di sentire, di vivere le emozioni, no? Quindi sono fortemente individualizzate, non possiamo, come dire, parlare di emozioni, sentimenti, di amore, di odio, della paura, se non nei contesti storici, certo, e sociali. Certo. Allora, quello che mi è piaciuto del tuo libro, che non soltanto, come dire, tu maneggi molto bene questa storicità delle emozioni, ma fai vedere anche come all'interno sia, diciamo, della civiltà greca che della civiltà romana poi ci fosse una differenza, perché c'è una differenza di costruzione, diciamo, delle emozioni anche a seconda dei ceti sociali e anche a seconda dei generi. E questo, io credo che fra l'altro il filo rosso, poi mi dirai tu se è giusto, ma ho avuto l'impressione che il filo rosso che lega tutte queste storie sia un po' molto le donne. Cioè tu hai uno sguardo particolare sulle donne, su ciò che hanno subito oppure su ciò che hanno innovato. E allora, per esempio, io ti farei subito una domanda su questo. Una continuità c'è, pur appunto nelle diversità, fra l'altro, come dire, non solo noi siamo, la nostra concezione dell'amore è completamente diversa da quella dei greci e dei romani, ma anche quella dei nostri nonni, certo, e quella nostra, oppure, che ne so io, fra una civiltà contadina contemporanea a noi e invece una in una metropoli. Cioè non è che cambia soltanto il modo di vivere l'amore, cambia il modo proprio di concepirlo, concettualizzarlo, certo, e così via. Allora, io ti chiederei una cosa. Ho avuto l'impressione che quella che viene chiamata appunto da noi sociologi la costruzione sociale dei generi, che sembra, come dire, come una cosa che sia avvenuta negli ultimi, non so, negli ultimi secoli, tu fai vedere come invece è una storia che viene da molto lontano. Cioè. E che quindi l'oikos, cioè quindi la sfera domestica, la famiglia, il regno delle donne, e dall'altra parte la polis per quanto riguarda la Grecia e gli uomini, e questo in maniera minore si poi ripeterà anche a Roma,
e fra l'altro sono interessanti, come dire, le differenze, però, come dire, questa relegare le donne nella sfera domestica, nell'oikos, che viene poi appunto considerata come una sfera minore, ovviamente, no? Perché tutto ciò che viene nella polis è nobile, tocca tutti i ceti sociali in qualche modo, e ce la portiamo dietro da allora, e chissà loro a loro volta già dove l'avevano presa. Allora, per esempio, una cosa a cui io non avevo mai pensato, uno dei canti dell'Iliade che a me piace di più, come credo che piaccia più a tutti quanti, che è l'addio di Ettore Andromaca alle porte cieche. Io dicevo, che meraviglia, che bellezza, ma guarda un po', Ettore si toglie l'elmo, che uomo stupendo, eccetera. Quando Andromaca gli dice, pensa a tuo figlio, pensa a me, pensa al nostro amore, alla nostra vita insieme, così eccetera, cosa gli dice Ettore? Dice, Andromaca, occupati delle cose di casa, vai a tessere, perché queste sono robe da uomini. Per cui anche il prode Ettore mi è un po', come dire, però erano quelli i tempi. Con Ettore. Allora, questa cosa mi sembra che diventi addirittura più brutale poi a Roma con la cessione delle mogli, anche addirittura. Parlarci un po' di questa costruzione. Sì. Io comincerei con i greci, perché i romani poi sono molto diversi. Sì. Sono molto diversi, sì. Allora, tu hai fatto una bella domanda. Perché prima io ho dimenticato di dire, dicevo, e insistevo sul fatto che i greci e i romani, gli antichi, sono diversi da noi. Sì, sono diversi da noi, perché è retorico dire che niente è cambiato. Ma quante cose ci hanno lasciato? Cioè, al di là di rotture tremende, ne dico una sola, perché non la si dice, la si dà per scontata, ma non dimentichiamoci che quelli erano pagani, politeisti, e noi da 2000 anni siamo cristiani, monoteisti. Quindi questa è una cosa che ha proprio, come dire, spaccato il mondo a metà da questo punto di vista. E dicevo, al di là di queste enormi differenze, ci sono dei fili di continuità sotterranei che non si sono mai interrotti e sono arrivati fino a voi. Gabriella ne ha citati due, perché ha citato Zeus. Parlando delle donne e del rapporto con le donne, no? Uh-huh. Allora, a me veniva da ridere, non c'era tanto da ridere, ma qualche mese fa, quando si parlava tanto di Weinstein e di questo molestatore seriale, di tutto l'elmito. Beh, ma dico, Zeus è stato il primo molestatore seriale della storia. Cioè, il mito greco, se voi leggete le storie d'amore di Zeus, intanto io ci toglierei la parola amore, perché non è amore. Zeus veniva preso, quando veniva una donna, una ninfa, quello che fosse, veniva preso immediatamente da un desiderio sessuale che doveva soddisfare, e lo soddisfaceva. Poi le storie sono meravigliose, perché per soddisfarlo assume le forme più strane, e lo sappiamo benissimo, abbiamo parlato moltissimo di Leda e il cigno in questi giorni, per questa presunta scoperta a Pompei, perché ogni giorno scoprono qualcosa a Pompei, quindi dicevo, Zeus si immediatamente soddisfaceva il suo desiderio, no? Rapisce Europa diventando un toro, lei lo accarezza, lui le sale sulla schiena, lui attraversa il Mediterraneo, la porta a Creta, la porta sotto un albero, e lì hanno tre figli, una serie. Quella è l'unica storia, devo dire, che ha delle conseguenze. Possiamo quasi pensare che ci sia una specie di storia d'amore, ma in realtà il modo in cui la realizza è questo: il prende, la mette sulla schiena, se la porta là e la possiede sotto l'albero. Comunque non è solo Zeus, sono, diciamo, tutti gli altri dei e tutte le altre forze che Zeus è il dio, hai capito? Zeus questo. È il modello, e Zeus, tutte queste povere donne, tra l'altro, erano vittima poi di della moglie, gelosissima, e queste povere donne, leggere le storie d'amore di Zeus, da un lato sono divertentissime, perché, ma dall'altro viene da piangere, pensare alla sorte di queste povere donne, che al massimo lo poi ricompensava con un catesterismo, le faceva diventare una stella a un certo punto. Vabbè. Zeus, allora, il Me Too, questa idea predatoria del maschio di potere, che quando le donne sono a sua disposizione, da dove viene? Viene da lì, viene dal mito, perché il mito poi ci racconta delle cose che trovano anche una qualche corrispondenza, no, nel mondo e nella cultura.
La condizione delle donne, vabbè, questa è la condizione delle donne in situazione vittime, donne in condizione, se diciamo, di inferiorità, quello è un dio, loro sono delle donne normali, possiamo paragonarlo alle povere ragazze segretarie che vengono insediate dal, non insediate, possedute praticamente di solito dal padrone. Per quello che riguarda più in generale la condizione femminile, anche tra esseri umani, Ettore Andromache è un caso che secondo me va ricordato, perché si fa una, cioè, è bellissimo, sono d'accordo con lei. L'episodio di Ettore Andromache è uno dei più belli dell'Iliade. Io trovo che ci sono, ci sono tre episodi che mi commuovono sempre. Uno è questo. Beh, uno è anche l'incontro di Ulisse con Penelope quando si rincontrano la prima notte che passano assieme, nonostante tutti i tradimenti che lui aveva fatto, figli seminati in giro, ma è bellissimo. E devo confessare, il terzo è la morte del cane Argo. Quando Ulisse arriva alla reggia, nessuno lo riconosce, solo il suo vecchio cane lo riconosce. Sono tre pezzi, secondo me, di una commozione incredibile. Posso aggiungerne un quarto? Sì. Priamo che va a chiedere riscatto. Priamo ha ragione, lì c'è del tragico ancora di meraviglioso. Ecco, ma Ettore Andromache, la scena sull'Iliade, a parte che lui le dice vai a casa tua e occupati, questo è quello che Telemaco dice anche a Penelope regolarmente, vai a casa tua e fai, pensa alle opere tue, telaio e fuso. Però leggendo la storia di Ettore Andromache al momento del saluto, uno dice beh, questo però è un matrimonio, anche se allora i matrimoni erano combinati, non erano matrimoni d'amore, questo è un vero amore, no? Sono una coppia. Ecco, però c'è una tragedia di Euripide, titolata appunto ad Andromaca, che racconta cosa succede quando purtroppo Ettore muore. E che cosa succede ad Andromaca? Andromaca ha la sorte delle donne dei vinti, purtroppo, allora e anche adesso, molte volte, qual è? Beh, sono stuprate, oppure, se, diciamo, se gli va bene, sono portate via da un vincitore che se le prende come, allora come concubine. Quindi Andromaca viene portata via, diventa schiava di Neottolomeo, che era il figlio di Achille. Neottolomeo, figlio di Achille, aveva una moglie, Ermione, che era la figlia di Elena, e Ermione era gelosissima di questa Andromaca che era arrivata da lontano, che doveva essere senz'altro come tutte queste donne bellissima e che evidentemente piaceva al marito se se l'era portata a casa come la teneva come concubina. E allora c'è un pezzo impressionante di questa tragedia nella quale Andromaca cerca di convincere Ermione che non deve essere gelosa di lei. Dice, ma tu non devi essere gelosa di me, perché è inutile, non ha senso, la gelosia fa male all'amore. E dice, guarda, per esempio io e il mio Ettore siamo stati felici tutta la vita, sempre, perché io, quando lui mi portava a casa i suoi nozzoi, i nozzoli sono i figli bastardi, i figli avuti fuori dal matrimonio. Quando lui me li portava a casa, io davo loro il mio seno. E così lui era contento ed io ero felice. È una cosa che non viene mai citata, questa storia. È assolutamente incredibile perché dice una quantità di cose. Allora, dice che evidentemente era normale, tanto. Sappiamo benissimo che gli uomini greci potevano avere una moglie, una concubina, poi avevano tante amanti quante volevano loro e poi avevano il Paiskalos, che era il loro bel ragazzo di cui anche erano innamorati, quindi non erano l'esempio della fedeltà. Ecco. Ettore era come loro. E questi uomini greci, anche i migliori come Ettore, andavano in giro e avevano dei figli, come Ulisse. Non dimenticate che Ulisse semina vari figli nel Mediterraneo, durante i famosi 10 anni. Ecco. Ma quello che colpisce è che era normale, questa cosa era così normale che le mogli ritenevano che fosse più che un loro, sì, essere una buona moglie voleva dire anche allattare i figli bastardi. Quindi per parlare di storicità, allora, delle emozioni, la gelosia, esatto, allora, non era consentita. Esatto. Allora si parla della la gelosia è innata. Non c'è dubbio che ci sia una parte innata di gelosia. Credo. Cioè, sono convinta che c'è, no?
forse esistono persone che non hanno mai provato, ma insomma credo che un pochino. Però la gelosia, come la intendiamo noi, che diventa una cosa che porta agli omicidi, porta a tutto quello che sappiamo, alle tragedie, ai divorzi, a tutte queste cose così, in un mondo così non poteva esistere. Ma come poteva una donna essere gelosa di un marito? No, non avrebbe potuto, perché avrebbe dovuto, se quella era la situazione generale, era normalissimo che Ettore portasse, anzi era un signore affetto portarli a lei, no? Le allattava lei. Quindi, e ci sono altre storie, se c'è tempo io vi vorrei passando a Roma, posso parlare ancora un minuto? Certo. Sto parlando troppo? Sempre sulla gelosia, la sapete la storia di Catone e Marzia? Sì? Tutti? No, va bene. Ricordate Dante? Dante li mette, naturalmente sono una coppia nel purgatorio, perché vabbè, non erano stati battezzati, ma sono una coppia perfetta. E Catone, siamo nel primo secolo avanti Cristo, dice che quante grazie volse da me Marzia fei, cioè ho fatto tutto quello che lei ha voluto. La storia vera che le fonti ci raccontano nei dettagli è questa, ed è che Catone e Marzia erano sposati, erano contenti, pare che Marzia era molto innamorata del marito, era contenta, avevano avuto due figli, lei era incinta del terzo figlio, quando un amico di Catone, che è un retore, si chiama Ortensio, dice io vorrei avere dei figli in comune con te. Avere dei figli in comune voleva dire stringere un legame, perché per i romani poi il sangue era un fatto politico. Dammi tua figlia in moglie. Lui dice no, non ti do mia figlia, è già sposata, non voglio. Lui dice beh, dammi tua moglie, ti ha già dato due figli, così almeno. E lui dice sento mio suocero, ascolta il suocero dice va bene, e la povera Marzia va e diventa la moglie di Ortensio e gli dà un figlio. Poi ascoltate la fine della storia, che non vi racconto io, la racconta Lucano nella Farsalia. Allora, Ortensio, che era vecchio, muore, e lei è una notte alla casa di Catone, si sente bussare, Catone o qualche schiavo va a aprire, e chi era? Era Marzia, che dice Catone, io ho fatto quello che tu hai voluto. Adesso ho dato dei figli a Ortensio, adesso torno a te con il ventre esausto, non posso più dare figli a nessuno. Ti prego riprendimi anche come una sorella, purché sulla mia tomba si possa scrivere Marcia Catonis, Marcia moglie di Catone. Anche questa era una che non era, i sentimenti della gelosia in un rapporto così evidentemente non sono esattamente quello che noi intendiamo per gelosia. Allora, per le donne romane anche era addirittura normale essere cedute. Questo non esisteva anche nel mondo greco, no? No. La cessione delle mogli. E come lo spieghi questa? No, nel mondo greco non c'era. Nel mondo romano si spiega, non è che c'è sempre stato. Voi sapete che quando si parla delle cause della fine dell'impero romano si dice una delle cause è la denatalità. I romani non facevano più figli. Adesso si dice che forse erano gli acquedotti di piombo, la grande quantità di piombo. I romani non facevano più figli. Già ai tempi di Augusto era un problema enorme, non nascevano figli. E Augusto fa una serie di leggi, tra l'altro non sto ad annoiarvi con queste leggi, per cui tutti erano obbligati, tutti gli uomini fra i 20 e i 60 e le donne i 20 e i 50 dovevano sposarsi, fare figli, se no c'erano delle sanzioni. Ma non bastava evidentemente, e c'era un grosso problema. Allora, il problema era questo. Molte coppie avevano dei figli, due figli, tre figli. La moglie poi era ancora fertile, perché si sposavano giovanissimi, a 14 anni, 15 anni, magari la moglie aveva 20 anni, avrebbe potuto farne altri. Ma per il marito poteva essere un problema, perché non tutti potevano permettersi di allevare 5, 10, 20, non c'erano gli anticoncezionali praticamente. Nello stesso tempo,
Augusto in particolare, non poteva tollerare, ma tutti i governanti, che le donne restassero, lo dice esplicitamente, lo dicono le fonti, improduttive. Una donna deve continuare a produrre. E allora che cosa si può? Molto semplice. Quando il marito ha avuto abbastanza figli, cede alla moglie a un altro e così la moglie continua a fare figli. In maniera inquietante l'ancella della Margaret Atwood, questa storia. Non so se tu hai immaginato. No, questo vorrei chi non ha letto questo meraviglioso raccontacela romanzo. Raccontacela tu. Chi ha letto questo meraviglioso romanzo, comunque poi c'è stata una serie TV presa dal romanzo che narra appunto di una distopia negli Stati Uniti, da qui a 1000 anni, dove le donne appunto sono le ancelle, nel senso che la loro unica funzione è quella, quella riproduttiva, e quindi vengono passate di casa in casa, sì, per dare dei figli. A me questa Marzia che vuole sogna solo di tornare dal marito, ma insomma, io vedo che Romano ci fa segno che dobbiamo ho parlato troppo. La prossima volta abbiamo tantissime, dobbiamo fare più puntate, forse dobbiamo ancora andare a Roma. Sì. Dopo la morte di Ettore e la distruzione di Troia, Andromaca era stata assegnata come preda di guerra al figlio di Achille, Neottolemo. Ma nella tragedia a lei dedicata, intitolata da Euripide, giunta nel palazzo di questi, aveva dovuto fare i conti con la moglie di Neottolemo, Ermione. E in un passaggio della tragedia cerca di spiegarle che non deve considerarla la rivale e che il suo atteggiamento è, oltre che inutile, pericoloso. E a dimostrazione di questo le ricorda che, durante il suo felicissimo matrimonio, lei, per non amareggiare Ettore, aveva offerto il seno ai bastardi di lui. Così, dice, conquistavo il suo amore. Perché non vi siete messi d'accordo? Va bene, d'accordo. Vabbè, però se me lo dicevano era meglio. Dunque, anche se ci sarebbero ancora tantissime cose da dire sul mondo greco, fra cui diciamo un grosso capitolo che è importante, che è quello, come dire, che tu dedichi all'omosessualità, che anzi credo che sia scorretto parlare di omosessualità, perché facciamo subito riferimento al nostro modo di concepire il rapporto fra due maschi, mentre invece, come dire, come tu ben fai vedere, nel mondo greco la cosa era molto più complessa, non trattavasi né di solo amore né di solo attività sessuale, ma faceva parte di un processo di formazione, diciamo, dei più giovani. E quindi, come dire, questo adesso vediamo se Montroni ci dà il permesso, poi forse riusciamo a accennare anche a questo. Però per cui facciamo un salto un momento a Roma, magari riprendendo proprio questo filo qui. Allora, tu fai ben vedere come nel mondo greco, come dire, l'istituzione della filia, cioè che è un'istituzione nel senso che è una cultura, permetteva che un uomo maturo avesse dei rapporti amorosi, erotici e perché no sessuali con un giovane, finché questo però non entrava nell'età adulta, perché faceva parte del processo di formazione. Molto spesso, come dire, venivano non solo educati dei giovani ragazzi, i quali venivano educati a entrare nella polis, fra l'altro, non a fare la bella vita, ma molto spesso però nascevano delle vere e proprie storie d'amore, come anche quella di Socrate, no? Col suo allievo, eccetera. Quando io poi sono arrivata, come dire, al punto in cui tu parli dell'omosessualità a Roma, invece, le cose cambiano molto, cioè non mi sembra che non ci sia più un rapporto, come dire, di formazione e, se vuoi, di rispetto in qualche modo per questo, ma diventa proprio una pratica un po' brutale che spesso avviene fra padrone e schiavo. Sì. Allora, perché, come abbiamo imparato a scuola, greca capta ferum victorem cepite. Allora, quando Roma viene conquistata dalla Grecia e dalla cultura romana, si comincia a diffondere, anche, c'era già per carità, che i romani chiamavano chiamiamola omosessualità, sapendo che è sbagliato chiamarla così. Si praticava già da prima, ovviamente, non se ne parlava. Ma quando arriva questa nuova
la nouvelle vague di questi amori con questi ragazzi giovani e liberi, tutte le cose cambiano. Cambiano perché? Beh, cambiano perché fino a quel momento, come vi dicevo, come diceva Gabriella giustamente, era normale, era assolutamente normale che il padrone di casa avesse dei rapporti sessuali anche con i suoi schiavi. Attenzione, mentre in Grecia, come diceva Gabriella, la pederastia faceva parte della paideia, che era la formazione civica del ragazzo greco. Il ragazzo diventava un cittadino grazie a questo rapporto, che era anche amoroso e sentimentale, ma era intellettuale e civico. Gli insegnava i valori della polis, era fondamentale questo, no? Ecco. E quindi in Grecia guai se un greco aveva un rapporto sessuale con lo schiavo, perché era una cosa nobile solo fra cittadini. I romani sono tutti diversi. I romani, voi sapete, ve le ricordate quelle cose che abbiamo imparato tutti a scuola, no? Tu regere imperio populus romane memento, romano, ricordati che tu devi governare il mondo, no? Tu regere. E quindi il romano era dominatore, era conquistatore, doveva conquistare il mondo e l'ha conquistato poi, perché l'impero romano ha veramente conquistato il mondo. Quindi non era concepibile, allora, il romano non era la pederastia greca non era assolutamente concepibile. Un ragazzo romano non poteva mai essere sottomesso, mai essere sottomesso. Ma non era un problema, c'erano gli schiavetti. Forse vi ricordate, sono i ricordi di scuola, perché è buffo che a scuola queste cose le studiamo, ma non pensiamo a quello che ci sta dietro. L'Epitalamio per Manlio Torquato o di Catullo, che dice, c'è uno che si sposa e lui gli dice, e c'è un concubino, il concubino è lo schiavetto che dormiva con il padrone, e il poeta gli dice: concubino svogliato, dai le noci agli invitati, adesso per te è finito il tempo di dormire col tuo padrone, ormai si è sposato e deve servire Talasio, che è il dio del matrimonio, no? Ecco. Quindi proibitissimo il rapporto con un romano, il rapporto romano, ma ecco. Col tempo però succede qualche cosa di strano, perché questa pratica di corteggiare i ragazzi comincia a diffondersi anche a Roma. E anche qui c'è un esempio, anche qui la letteratura, noi studiamo parte della letteratura latina, perché noi abbiamo studiato Catullo, sappiamo benissimo gli amori di Catullo e Lesbia, li conosciamo alla perfezione, però non conosciamo quelli di Catullo con Giuvenzio. Siamo nell'età in cui i romani cominciano a corteggiare i ragazzi liberi, e Catullo scrive delle poesie d'amore per Giuvenzio, che è un ragazzo libero di cui si è innamorato. Gli è stato mandato dalla provincia dai genitori, che gli hanno detto: insegnagli un po' a stare a Roma, e nasce questa. Devo dire, sono belle, non sono, le poesie non sono belle come quelle per Lesbia, forse, direi di no, però sono bellissime poesie d'amore, e comincia a diffondersi anche questa cosa. Senti, Eva, che poi, però, dopo mi fai dire qualcosa su Cesare, però. Sì, esatto, infatti voglio arrivare a Cesare, però prima di arrivare a Cesare, comunque l'impressione è che il mondo romano nei suoi costumi amorosi e sessuali fosse molto molto più brutale. Intanto non c'è, per esempio, anche nella narrazione stessa dei miti, non cercano neanche di infiorettarla un po' come infatuazioni, appaiono simboli fallici ed è fatta, ta, ta. Sì, è vero. Cioè, come dire, non si perde tempo nei preliminari a Roma. Sì, è vero. E questo lo si vede appunto sia nei rapporti, come dire, eterosessuali che omosessuali. E lo stesso fatto che tu sottolinei, arriviamo a Cesare, del fatto che l'importante fosse essere dominatori e non essere sottomessi, la dice lunga su una concezione, come dire, della sessualità come, diciamolo, come dominio, come possesso, certo, come stupro. Cioè, è una cosa abbastanza spaventosa, tant'è, appunto, questa la racconterai adesso tu, che Cesare, no, il grande Cesare, come dire, eccetera, era anche bisessuale, però
Era sempre lui il maschio dominatore, no? Per cui era l'unico a cui viene riconosciuto, cioè la virilità di Cesare era tale che poteva, infatti, oggi diremo, scopare con chiunque. Ma infatti io dico che Cesare è quello che sdogana l'omosessualità passiva anche per i romani. Perché Cesare, io intanto ho un debole per Cesare, lo dico subito, Sì, assolutamente, perché poi a me dispiace, non dovrei dirlo, ma io ho delle mie simpatie e delle mie antipatie. Per esempio, non sopporto Augusto, ma mi piace molto Cesare, perché Augusto era falso anche in questo campo. Vabbè, ma no, sì, non abbiamo il tempo di parlare di tutto. Cesare era bello. Non era, però forse era calvo, questa cosa non la sapevo, sono rimasta malissimo. Sì, l'unico difetto, c'aveva il riporto, ma io me lo dimentico, faccio finta di non ricordarlo. si pettinava il riporto un po'. Aveva, che poi è diventata una moda, no? Certo. Insomma, Cesare era un grande seduttore di donne, tutte le donne di Roma erano innamorate di Cesare, doveva essere evidentemente un personaggio straordinario, pare avesse una conversazione straordinaria, lo sguardo, il magnetismo, tutto il potere, poi insomma tutte queste cose. E aveva avuto tre mogli, ha avuto quello che viene considerato il suo grande amore, questa Servilia, che era, si dice addirittura che fosse la madre di Bruto. Vi ricordate che quando viene ucciso e vede questo Bruto, che è il figlio di Servilia, fra lui dice: tu cuoche Bruto e figli mi, pare che fosse figlio, ma non è questo il punto. Lui è anche un omosessuale, lui ha da giovane, quando va in Bitinia, diventa l'amato di Nicomede, re di Bitinia, e questo non andava bene perché lui doveva essere un romano dominatore. Vabbè, però col tempo il ragazzo cresce e invece di diventare un ragazzo effeminato diventa il conquistatore del mondo. E quindi gli si permette, continua ad avere queste sue avventure amorose che gli vengono non solo perdonate, ma i suoi soldati si vantavano di questa cosa. Voi sapete che a Roma c'era l'abitudine, si prendevano in giro anche pesantemente, anche durante i matrimoni si facevano delle battute pesanti sugli sposi, e durante i trionfi dei generali si prendeva in giro il capo. E Cesare, quando arrivavano i soldati di Cesare, quando arrivavano in una città, dicevano: urbani, serbate uxores, cittadini, chiudete le mogli, me cum calvum adducimus, portiamo con noi l'adultero calva. Cosa vuol dire? L'adultero, perché chiudete le mogli, perché voi, se no, tutte le vostre mogli sono in pericolo, perché portiamo l'adultero calveo. Calvo, secondo i romani, voleva dire omosessualità passiva, ma vedete che lo mettevano in un contesto in cui non era più negativo. Non era più negativo. E quindi, oppure dopo il celebre trionfo gallico, i soldati cantavano Cesare, che a suo tempo, Cesare, Nicomede ha sottomesso Cesare. Ma adesso è Cesare che sottomette Nicomede. Quindi vedete che c'era un gioco continuo fra tutta quella. A Cesare tutto era consentito. Con Cesare, perché appunto il suo era il conquistatore del mondo, il potere gli consente di sdoganare. E devo dire che lì, qui non posso fare discorsi perché ci vorrebbe, è troppo complicato, ma la cosa impressionante è che l'omosessualità passiva a Roma si diffonde in modo che i poveri imperatori cristiani sono costretti a emanare una costituzione dopo l'altra, in cui ordinano di chiudere i bordelli nei quali gli uomini si prostituivano, gli uomini nella città di Roma. Sono nel codice di Giustiniano, sono nelle novelle di Giustiniano. Scusa, ti interrompo perché. E no, qui però non mi chiedere perché, non lo so. No, non volevo chiederti. Però è così. No, volevo chiederti una cosa a proposito di leggi emanate. Perché vuol dire, è vero che a Cesare si poteva permettere tutto. Però, come dire, anche ai maschi romani, come dire, no? Tu stessa citi questi graffiti trovati a Pompei, dove c'è comunque l'esibizione, l'esaltazione appunto della virilità, del possesso, eccetera. E questi maschi romani, come dire, erano
dei veri e propri molestatori, perché una cosa che mi ha molto colpito è che tu fai riferimento al fatto che nel 150 avanti Cristo viene addirittura emanata un editto che si chiama De attentata perché praticamente i maschi romani mettevano le mani addosso oppure facevano pesanti complimenti, esattamente come adesso. Un'altra cosa che è rimasta, un'altra cosa che è rimasta come adesso attraverso i secoli. Se adesso sul tram allora loro non, avevano però protestato, le donne romane, che non era un attentato contro il pudore. No, noi siamo andate un po' più avanti e la cosa interessante è che quell'editto lì difendeva le matrone e i pueri e i ragazzi. Ah, ecco. Quindi anche loro venivano. No, sì. Sì. Eh sì, erano così. Del resto questa non è di età augustea? Questa è prima. Perché questa ce prima. L'avevi con Augusto? Non mi interessa, perché è vero che lui perché si Augusto era un baciapile. Perché Augusto era un calcolatore. Augusto sposa questa terribile donna lì. Augusto, tra l'altro, aveva una moglie scribonia da cui ha avuto un'unica figlia. Ha rifiutato la moglie nel giorno stesso in cui è nata la figlia. Perché? Perché aveva deciso che doveva sposare Livia, quella che sposerà, che era sposata con un certo Claudio Tiberio Nerone e aveva due figli, Tiberio. Questa può darsi che sia stata ceduta a sua insa così, ma secondo me era molto contenta, anzi è stata, non sono solo io, anche Tacito ha molti dubbi su di lei, quindi e questa si sposa con, naturalmente comincia a tramare e vedi caso i due eredi, gli eredi legittimi dei Giuli, no? Uh-huh. Che sono i figli di quella Giulia la cui madre Scribonia è stata ripudiata, sì. Il giorno stesso, lei aveva due figli maschi, vedi caso muoiono tutte e due in modo strano, si parla di veleno di Livia. Livia ha avvelenato non poche persone ed è riuscita alla fine, a chi è successo ad Augusto? È successo Tiberio, suo figlio. Scusa, ma questo Livio era anche, scusami, ma questo qui aveva le, allora questa Livia era una che tesseva lei a mano tutti i vestiti per il marito, sì. Che si vantava di vestirsi mentre le altre donne sfacciate si vestivano di sete, ecco. Lui nello stesso tempo aveva una serie di avventure homo ed eterosessuali che si conoscevano ma di cui non si parlava, però quindi non esilio, mi piace. Però mandò in esilio Ovidio, perché secondo lui appunto scriveva delle cose anche un po' così, a parte le cose politiche. Ma la domanda che volevo farti è un'altra. Un potere così delle donne come quelle di Livia, che quindi interferiscono, come dire, nella sfera pubblica, in qualche modo, anche se non palesemente. Invece in Grecia non ci sono queste storie qui. No, in Grecia, ma la condizione delle donne romane è radicalmente diversa da quella delle donne greche. Sì, ce la puoi dire un po'? Come no? Le donne, ci sono le cose sono queste. Le donne romane, le donne greche, fin dall'inizio sono sottoposte prima al padre, poi al marito, e, cosa molto importante, non ereditano dal padre, cioè... Se ci sono figli maschi, le figlie non ereditano. E se non ci sono figli maschi, il patrimonio va ai figli maschi della figlia. Quindi lei è un tramite, semmai. Quindi non ereditano. E non studiano. Si sposano a 12 anni, vengono date, fanno figli e è fatto. Ecco. Punto. La cosa non cambia per tutta la storia fino all'ellenismo, quando le cose cambiano. A Roma, inizialmente, le cose sono simili. Un po' alla volta le cose cambiano, forse anche dall'inizio. Perché dico forse anche dall'inizio? Perché già nel 450 avanti Cristo, nelle 12 tavole, noi sappiamo che se un pater familias muore e ha due figli, un maschio e una femmina, il patrimonio si divide a metà, cioè le donne ereditano. Allora perché dico forse da prima? Perché c'è un grande dibattito, ma come mai questi romani consentono alle donne di ereditare? Forse gli etruschi. Forse gli etruschi. Il matriarcato etrusco non è mai esistito, ma certamente le donne etrusche avevano il loro patrimonio, quindi può darsi sia stato l'influsso etrusco. Comunque certamente nel 450 già le donne ereditano, prima cosa. Seconda cosa fondamentale, le donne romane studiano. E le donne romane, naturalmente, a momento, tanto a Roma c'erano i maestri elementari. Se andate a Pompei,
ci sono dei basso, c'è un bassorilievo impressionante, un maestro con il suo sgabellino che insegna ai bambini e bambine femmine. Ci sono maestri elementari pubblici che danno i rudimenti fondamentali proprio a tutti i bambini. Poi quelle nelle famiglie più ricche, che sono quelle che noi conosciamo, perché purtroppo la storia che noi conosciamo è solo quella, beh, le ragazze romane studiavano insieme ai fratelli e già nel III secolo avanti Cristo ci sono delle donne avvocato di cui parla Valerio Massimo. Una si chiamava Afrania e lui dice: di questa donna bisogna ricordare, è tra le donne di cui bisogna, le persone di cui bisogna dimenticare il nome. Una è la povera Afrania, perché dice: lei andava in tribunale e con i suoi latratibus, con i suoi latrati, come se fosse un cane, stancava talmente i magistrati che per colpa sua si vietò alle donne di postulare pro alis, cioè di fare gli avvocati. Però questo III secolo avanti Cristo, poi vietano, si sono accorti che diventa pericoloso farle studiare, farle diventare gli avvocati. Le studiavano retorica. C'è una famosa Ortensia, figlia del retore Ortensio Retore, e c'è la famosa Sulpicia, che io cerco sempre di citare, infatti ecco, vedete che la cito, anche, la cito anche adesso. Sulpicia è una donna romana. Io sono sicura che nessuno di voi, quando ha studiato letteratura latina, ha trovato Sulpicia nel suo testo, bene, perché Sulpicia, che era vissuta ai tempi di Augusto, era nipote di Messalla. C'erano due grandi circoli in quel momento. Lei era nipote di Messalla, era un circolo nel quale si riunivano Ovidio, Tibullo, tutti questi grandi autori, e lei era una ragazza che aveva studiato come tutte le ragazze e partecipava a queste cose e scriveva delle poesie. Ebbene, le sue poesie sono state tramandate non sotto il suo nome, ma sotto il nome di... sono nel Corpus Tibullianum. Il Corpus Tibullianum è un insieme, una raccolta di scritti che contiene scritti di Tibullo e scritti di incerta attribuzione. Le poesie di Sulpicia sono state attribuite a Tibullo. Tra l'altro sono poesie d'amore per un certo Cerinto, molto belle, molto belle. Ma hanno detto sì, ma lui si esercitava a fare finta di avere un amore per un ragazzo, e fino a pochissimo tempo fa Sulpicia non è mai stata nominata nelle letterature, fino a quando, direi 20-30 anni fa, hanno cominciato alcuni studiosi americani e poi in Italia hanno cominciato a discutere, e adesso si ammette che le poesie del Corpus Tibullianum siano di Sulpicia, e quindi c'è qualche letteratura latina nella quale si parla di Sulpicia. Ecco, però questo dà un'idea di come venivano trattate le donne. Studiavano, ma non era neppure concepibile che scrivessero poesie. Ecco, piuttosto io credo che non fosse concepibile che scrivessero poesie d'amore e che una donna potesse parlare d'amore ad un uomo. E questo, come dire, è un tabù che va avanti attraverso i secoli. Non so chi di voi si ricorda quel meraviglioso film che si chiamava Delle H, Delle H, dove appunto lei insegue questo tenente tutto il tempo, ma comunque lei continua a dirgli quanto sei bello, ti amo, e sono parole proibite queste, perché la donna non può parlare d'amore, la donna è oggetto d'amore, non è soggetto d'amore. Allora, quando io ho letto quelle belle pagine che tu hai dedicato a Sulpicia, che proprio mi fa pensare a nascoste dalla storia perché usano un linguaggio che non è consentito alle donne, guarda che è la stessa storia che succede molti secoli dopo con Gaspara Stampa. Lo scandalo di Gaspara Stampa è perché parla di Eros, parla di amore non io amata sono qui, ti aspetto. No. Lei, Gaspara Stampa, diceva quando torni, ti voglio, ti desidero. No, e sono le stesse cose che scrive Sulpicia. Quindi è interessante come questo sia, pur nella Roma, come dire, che consentiva una sorta di emancipazione, il tabù che la donna abbia un linguaggio erotico, certo, e amoroso è assolutamente inconcepibile. Certo, certo. Io temo, Romano non ci dice niente, ma qualcosa... Ecco. Quanto? 10 minuti. Ecco, a parte Sulpicia, quali altre, come dire... Nel microfono. Nel microfono, ecco.
Vuoi raccontarci delle, perché hai fatto anche un elenco delle donne virtuose che però fanno un po' ridere, non che le fanno, che fai ridere, fa ridere tu, le donne ridere. Virtuose, no? Allora sì, sì, perché c'era appunto, c'era la moglie di Catone, ovviamente, ma poi ce n'erano, come dire, un'altra. Ah no, ecco, ci vuoi raccontare una storia, così anche per finire in bellezza, che mi ha molto divertita. Questa, come dire, è un accoppiamento fra Giove, e però siamo a Roma, e quindi la cosa è un pochino più, un po' più romanesca, proprio. Fra Giove e Tacita Muta, certo. Questo fatto che questa si chiamasse Tacita Muta, certo. Io la trovo meravigliosa, certo. Perché è riferimento al fatto, come dire, che la donna deve stare zitta, certo. E mi sono ricordata che alcuni anni fa, credo che fosse 15 anni fa, è stata eletta Miss Universo una donna bellissima ma muta, e questo ha fatto la gioia di tutti gli uomini. Bella e muta è il massimo che ci possa essere. Tacita Muta, sì, ma mi è venuto in mente, poi cerco di dirne un'altra, sì. Su Augusto, perché trovo, sì. E le donne. Allora, no, Tacita Muta, poverina, si chiamava, era una ninfa, si chiamava Lara. Lara viene dal verbo laleo greco, e quindi vuol dire è una che parla. E un giorno scopre che Zeus sta corteggiando sua sorella, ha in mente di corteggiare come faceva lui, no? Ecco. E quindi l'avverte, e Zeus si arrabbia moltissimo, perché grazie a questo, per colpa di questo, non riesce a sedurre questa ragazza. E allora cosa fa? Prende la povera Lara o la Runda e le taglia la lingua. E da questo momento lei si chiama Tacita Muta, e poi la affida a Mercurio, che deve portarla nell'aldilà, e Mercurio, dato che tanto c'ha anche la fortuna che è muta, la violenta lungo la strada, perché tanto non può neanche lamentarsi. E poi questa è la stella. Tacita Muta viene ricordata appunto come esempio, come dice, facendo il pandan, c'è un personaggio, c'era anche un sacello sul foro che ricordava Tacita Muta, no? Che il dovere delle donne era il silenzio, quindi, no? E dall'altra parte c'era quella di un uomo che si chiamava Aius Locutius, che aveva parlato, e lui aveva parlato una volta, e parlando aveva salvato i romani da non so quale invasione, e quindi c'erano i due sacelli, alla povera Tacita Muta e Aius Locutius dall'altra parte. Questo mi sembra molto significativo. No, volevo dire, perché mi dispiace non raccontarvela perché è troppo divertente, perché Augusto, in questa sua smania di appunto di moralizzazione, lui era convinto che la denatalità fosse dovuta alle donne, che naturalmente non volevano avere figli perché sennò ingrassavano, il ventre si deturpava, si volevano dare ogni vizio, eccetera eccetera eccetera, e aveva approvato una legge che si chiamava la Lex Iulia de Adulteris. La Lex Iulia de Adulteris stabiliva che tutte le donne, adulterium voleva dire qualunque rapporto sessuale di una donna. Vorrei ricordarvi che l'adulterio, dalla Grecia a Roma fino all'Italia del 1986, è stato un reato solo femminile, certo. Fino all'86. Va bene. Allora, adulterio per Augusto era qualunque rapporto sessuale di una donna nubile, sposata o anche vedova con un uomo che non fosse suo marito, quindi praticamente tutti, va bene. La sanzione per questo era la relegatio in insulam, infatti la povera Giulia, figlia, finisce a Ventotene. Però questa legge diceva che non erano sottoposte alla sanzione le prostitute e le noni, ovviamente, perché sennò i poveri romani come avrebbero fatto in questa situazione? Ebbene, le donne romane fanno una cosa meravigliosa, che è questa. Voi dovete sapere che a Roma le prostitute pagavano le tasse, c'era un registro e pagavano le tasse. Ebbene, le matrone romane cominciano un bel giorno, escono di casa una ad una e vanno a registrarsi come prostitute.
E Augusto naturalmente impazzisce, perché la cosa dura talmente tanto, che pensate che ancora Tiberio è costretto a prendere dei provvedimenti contro le donne della classe equestre che stanno ancora facendo questa cosa. Quindi uno smacco per Augusto assolutamente incredibile, e secondo me una dimostrazione di come, ecco, le donne greche forse questo non l'avrebbero fatto, le donne romane erano veramente straordinarie. Erano meglio dei loro maschi, mi sembra. Non lo so, erano molto combattive, questo è il caso più clamoroso, perché è una storia troppo bella. Augusto veramente non sapeva più cosa fare, non poteva, uno sbeffeggio come pochi al mondo. Forse abbiamo finito. Ancora? Dite qualcosa. Diciamo qualcos'altro. Raccontaci. Avevo paura di parlare troppo. Pensavo, prima ho detto se che parlavamo troppo. Va bene. Ma sui romani, sui greci, su qualche storia. Ah no, scusa, se voi sulla sessantenni del ponte non sono qui, no. No. Ma forse c'è qualche domanda? Qualcuno vuol fare qualche domanda? Sì, esatto, qualche domanda. No, io avevo preparato delle domande. C'è un'altra domanda. Ah, allora la lettura. Facciamo leggere. C'è un po'. L'unico difetto che avete avuto è di aver parlato dentro al microfono scarsamente. Ma non si sentiva niente? No. E lui dice che non lo so. Vabbè, la prossima volta organizzati meglio. Nell'orazione di Eschine contro Trimarco, Achille e Patroclo sono citati come una coppia di amanti, così come in uno scritto dello pseudo Luciano. Erano diventati uno dei modelli della coppia eroica e come tali hanno suscitato un interessante dibattito. I greci, parlando di loro, discutevano chi dei due fosse l'erastes, vale a dire l'amante, il partner adulto che nella coppia aveva il ruolo attivo, e chi? L'eromenos, il giovane di questi amato, il cui ruolo era invece passivo. In Grecia i rapporti sessuali tra uomini erano infatti ammessi, ma soltanto se legavano un adulto e un ragazzo. Era questa la famosa pederastia. Allora, grazie molte Gabriella Turnaturi, Eva Cantarella, Gli amori degli altri, dicendo che un libro non è soltanto i significati che comunica, ma i significati che vi aggiungiamo, credo che sia giustissimo tutte le cose che ci avete detto per farci entrare nel libro. Grazie ancora. Chi volesse firmare delle copie, l'autrice è qui e il libro è fuori. Ah no, questo sono i tuoi punti.